Un grande errore che facciamo, e questo è veramente un peccato, è quello di confondere il nostro obiettivo con la strada che stiamo utilizzando per raggiungerlo. Pensa anche quando facciamo i tarocchi, no? Le letture, un tiraggio, un'interpretazione. A volte facciamo questo consulto, il tarocco ci delinea una strada da percorrere, però all'interno di questa strada iniziamo a trovare difficoltà. La nostra essenza fa un po' di resistenza e automaticamente crediamo che quell'obiettivo è sbagliato. Perché? Perché stiamo incontrando difficoltà. In tutto questo stiamo trascurando che non esiste un solo modo per arrivare a raggiungere un obiettivo, a tagliare un traguardo. E quindi magari quello che stai sbagliando non è l'obiettivo in sé, ma il modo con cui lo vuoi raggiungere. Per far capire questo stato di cose, dico sempre di immaginarti di scalare una montagna. Non esiste un unico modo per raggiungere una vetta, ne esistono diversi, a volte di più, a volte di meno, ma ripeto, non è solo uno. Ora puoi prendere il percorso più semplice, quello più difficile, quello più veloce, quello più impervio. Magari qualche altro percorso ti accorgerai che non è percorribile perché è frenato qualcosa e via dicendo. E la stessa cosa succede con la vita. Quando hai distillato, depurato il tuo obiettivo, cioè ci hai lavorato un attimo, hai capito che è proprio quello. Se arrivano delle difficoltà o delle resistenze, devi mandare avanti il discorso con costanza, trovare un'altra via. Se non trovi un'altra via, te ne crei una. E invece cosa succede? Che appena hai delle difficoltà, ti spaventi e dici: ma se l'universo avesse voluto farmi raggiungere quell'obiettivo ci sarei arrivato senza problemi. No. Difficoltà si incontrano e su un certo livello di consapevolezza va pure bene, perché più un percorso è difficile, più capisci che non è battuto dai più, e questo è stupendo, è meraviglioso, significa che dà prestigio. Incontrerai delle resistenze, perché le resistenze sono tue interiori. È quella vocina che ti dice: ma no, lascia perdere, siamo tanto comodi qua con quello che abbiamo, perché ci dobbiamo buttare in qualcosa di completamente nuovo. Quindi, indipendentemente dalle resistenze e dalle difficoltà che incontri, per sapere se quello è un buon percorso, devi rifarti alle emozioni. Quando il percorso è ok, quindi va bene, indipendentemente dalle difficoltà e dai problemi, senti sempre una spinta che ti manda in avanti. E questo potrebbe derivare dal fatto che i problemi li bypassi dalla tua voglia di fare e dalla passione per quello che stai facendo. Di contro, quando invece non è il tuo percorso, questi problemi arrivano comunque, queste resistenze arrivano comunque, però noti anche una certa lentezza nel ragionare, nell'avere quell'idea in più. C'è un senso di stanchezza che pervade il tuo corpo, le tue giornate, le difficoltà, anche se sono minime, sembrano insormontabili. Ma perché? Perché a monte c'è l'anima che ti sta dicendo: fermati, non perdere altro tempo. Perché tutta questa manfrina su resistenze e difficoltà? Beh, per dirti che possiamo lavorare in tal senso attraverso un tiraggio mirato che ho chiamato il tiraggio del sentiero. E guarda un po', parlerà proprio del sentiero, cioè del sentiero che hai scelto di percorrere per raggiungere il tuo fine. Visto che ogni volta che nasce uno schema di lettura nuovo, faccio anche la grafica sul blog, così da fartela rimanere e provare comodamente da te, ti lascio anche il link nell'info box al nuovo articolo dove troverai tutto spiegato. Il tiraggio del sentiero con la grafica, con un esempio pratico e con tutto quello di cui hai bisogno per valutare se anche tu stai andando sul sentiero giusto.